Bene, cercherò di non ripetere i concetti che sono già stati espressi dal sindaco Biondi, che saluto e ringrazio anche per averci ospitato nella nostra bellissima Aquila. Signor Presidente, buongiorno. Signor Commissario, buongiorno. Dottoressa Grimaldi, buongiorno. Io invece devo dire, sono arrivato con una sensazione istintiva di ottimismo quando sono giunto qui. Conosciamo perfettamente le ferite che abbiamo e siamo particolarmente preoccupati per le sfide che ci aspettano. Però non ritengo che una comunità umana, una nazione, un continente ce la possano fare senza avere l'ottimismo del domani. E oggi è una giornata molto importante, cioè mai l'Abruzzo ha avuto una tale quantità di risorse economiche in programmazione per costruire il suo futuro. Questo va sottolineato. Io vorrei che tutti quanti avessimo un bel sorriso perché 1.400.000.000 su questi quattro programmi, a cui se ne aggiungeranno altri del Fondo di Sviluppo e Coesione, ci devono dare insomma, una grande spinta di entusiasmo per il futuro. Nel momento in cui stiamo ancora chiudendo, diciamo con fatica, la programmazione che abbiamo ereditato. Con fatica per due ragioni. La prima perché la struttura regionale non era stata costruita per gestire una tale programmazione, cioè quella che il Presidente Marsiglio ha ereditato. E poi perché ritengo che quella programmazione era stata fatta, come ha sottolineato con eleganza il sindaco Biondi, ma era un po' autoreferenziale, cioè poco costruita ascoltando. Invece questa programmazione si può sempre fare meglio, però è innegabile che sia stata costruita cercando di ascoltare, creando tavoli tematici, cercando di stare molto sulle esigenze reali dell'Abruzzo. È un po' una programmazione alla Marco Marsiglio, cioè pochi fronzoli e molta sostanza e molta solidità. È una programmazione che guarda alla sostanza delle necessità dell'Abruzzo e poco, diciamo, alla dimensione di acquisizione parcellizzata del consenso. Cioè è una programmazione fatta bene e io ringrazio la dottoressa Grimaldi per aver faticosamente guidato anche il rapporto con il Consiglio regionale, che non è mai un fatto semplice, perché noi invece siamo un po' più sul presente e un po' meno sbagliando sul futuro. Quindi io sono molto contento di questa giornata, sono molto contento che ci sia grande interesse, che ci siano tanti amministratori locali che saluto, tante autorità, le nostre università, per tutti saluto il signor Prefetto dell'Aquila che ci rappresenta tutti come livello istituzionale. Quali sono le necessità? In sintesi, la prima, ma credo che sarà nel cuore dell'intervento del direttore Sorgi, è quindi costruire la tecnostruttura necessaria affinché questa enorme mole di risorse disponibili trovino atterraggio reale, cioè diventino economia reale, diventino PIL fondamentale. E la seconda è continuare a mantenere questa alleanza tra l'Abruzzo tutto insieme, che si senta unica regione, unico territorio e la struttura regionale. Pertanto io so che avremo sfide difficili davanti, ma per me oggi è una giornata di festa. Celebriamo questo matrimonio tra il Presidente Marsiglio e l'Abruzzo che verrà. Io e Emanuela Grimaldi siamo tra i testimoni dello sposo, voi siete, alcuni tra voi sono i testimoni della sposa sposo. Sappiamo anche qual è la tua formazione politica ideale, quindi sposa, sposa e sposiamo l'Abruzzo che verrà. Grazie e buon lavoro. Grazie.